si scopre sempre qualcosa di più nel nostro territorio e si scoprono le bellezze di un'antichità, di una storia antica che ci lascia a bocca aperta. Qui siamo sul fiume Sarno, non ci credete? È il fiume Sarno, questo è il vero fiume Sarno, con l'acqua limpidissima, bello da vedere, con pietre antiche che stanno nell'acqua, durante il corso del fiume stesso, e in fondo, alle spalle e di fronte a me, gli antichi mulini, i mulini che una volta funzionavano sì, perché erano il vanto del nostro territorio. Qui è stato stilato un progetto di pulizia di questa valle, piccola valle che è la Valle dei Mulini proprio, che è stato portato avanti dal consorzio di bonifica con i suoi uomini e i suoi mezzi. Bello, è bello. Qui bisogna portare i ragazzi delle scuole, certo, e farli scorazzare un poco. Speriamo che dopo questa maledetta emergenza pandemica si possa veramente ritornare alla vita normale, e questo sarebbe uno dei posti nuovi da far, diciamo, fruire ai ragazzi e ai città, ecco, e spiegare anche se o meno Annibale è passato da queste zone. Fagli soddisfatto capire. Commissario? Si può migliorare sempre, siamo soddisfatti quando si collabora con le altre istituzioni, io sono sempre soddisfatto. Ai lavori partecipa la regione, i comuni di Nocera e Sarno e il consorzio di Bonifica? Sì, perfetto. Ognuno di essi che ci mette qualcosa. Certo. Poi la manodopera, la progettazione, perché il progetto è del consorzio insieme all'architetto Cuomo, i comuni ci mettono la loro parte per usufruire in questo caso del finanziamento, e la regione ovviamente il finanziamento, i soldi ovviamente, per fare sì che il progetto poi si concretizzi. Noi dobbiamo fare un discorso territoriale. Sì, cioè sì. Noi dobbiamo lasciare gli angusti limiti del proprio comune per riconoscerci nel territorio, e credo che questo lavoro fatto in sinergia dall'ustro anche, come dire, al consorzio di bonifica dell'agro sarnese nocerino, e faccio un plauso al commissario Rosario D'Angelo. Ed è un'occasione veramente preziosa quella di riuscire a collaborare in sinergia sia con l'amministrazione di Sarno che con tutti gli altri enti interessati, perché è l'unico strumento per poter effettivamente arrivare ad una proposta di riqualificazione concreta e fruibile.